Buonasera, ultimo confronto stasera di questa Coppa dei campioni della politica in cinque giornate che si è disputata nelle ultime settimane su Rai 1 e partita di ritorno tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi. La partita di andata si è disputata il 14 marzo ed è stata arbitrata da Clemente Mimun Come sapete Silvio Berlusconi è presidente del Consiglio in carica, è presidente di Forza Italia e candidato premier della Casa delle Libertà. Romano Prodi è leader e candidato premier per l'Unione. Vi ricordo le regole di questi confronti, domande di 30 secondi da parte di Roberto Napoletano, direttore del Messaggero e da parte di Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. La stessa domanda vale per entrambi gli ospiti che avranno due minuti e mezzo per rispondere e un minuto per una replica. Alla fine ci sarà quello che viene chiamato l'appello finale due minuti e mezzo per ciascuno dei nostri ospiti. Come sapete al moderatore è affidato esclusivamente il ruolo di controllare il regolare svolgimento del confronto. Per una imprecisione dovuta... Ai meccanismi di rodaggio della prima puntata Berlusconi avrebbe dovuto fare l'appello finale che invece fu segnato a Romano Prodi. Così stasera toccherà Silvio Berlusconi concludere. Questo confronto andrà in onda di nuovo stasera a mezzanotte nella versione LIS su Rai 3 per i non udenti a cura di RAI News 24. Allora la prima domanda alla quale. Eh, ripeto, risponderanno entrambi gli ospiti, è rivolta da Marcello Sorgi a Silvio Berlusconi. Ma vorrei cominciare dalla pena di morte, che è diventata a ridosso del terribile assassino del bimbo Tommaso, l'ultimo argomento di questa campagna elettorale. Ora, qui c'è uno che è condannato in appello per violenza sessuale a sei anni. Un altro condannato per aver rapinato un extracomunitario che si mettono insieme, sequestrano un bambino e lo ammazzano. La pena di morte c'entra poco. Bisognerebbe piuttosto chiedersi come mai stavano fuori e come mai, stando fuori, non erano sorvegliati e cosa si potrebbe fare perché in futuro non succedano fatti come questo. Presidente. Il fatto che è successo è stato un fatto terrificante. Ma la domanda che Lei ha rivolto a noi è la domanda che ci siamo rivolti tutti. Perché non si capisce come ci possano essere eh, queste situazioni in cui chi è già stato condannato è ancora a piede libero e può commettere reati e reati gravi, come questa volta. Ci si deve domandare come mai può succedere, e questo credo che sia una risposta che deve dare la magistratura. Per quanto riguarda eh, la pena che eh, si. Eh, Deve combinare a chi commette dei reati tanto atroci, il nostro codice prevede la pena più grave che è l'ergastolo. Un protagonista della sinistra, Rutelli, ha usato, credo ignobilmente, eh, questa vicenda per rivolgere delle accuse al mio governo e alla mia maggioranza, come se noi eh, avessimo qualche colpa nel fatto che non ci sono pene sufficientemente adeguate. Ora, io ricordo. Che eh, c'è la possibilità per chi ha l'ergastolo di eh, eh, chiedere il rito abbreviato, col che succede il fatto che si toglie di mezzo l'isolamento diurno. Bene, eh, è una misura che è stata deliberata su richiesta del ministro Di Liberto durante il governo D'Alema nel 1999 e quindi è un qualche cosa che, se non sembra adeguato. Mh, non eh, si deve dare assolutamente al mio governo e alla mia maggioranza nessuna responsabilità. Vorrei anche aggiungere che noi abbiamo portato tante critiche alla magistratura, ci siamo lamentati di una magistratura eccessivamente politicizzata. Quello che si sente anche dire nei discorsi di questa mattina è che se probabilmente... Molti magistrati facessero meno politica, si interessassero meno alle cose della politica e mandassero avanti più speditamente i processi, queste cose non succederebbero. Professor Prodi. Ma quello che è accaduto evidentemente è gravissimo, ci tocca fino in fondo. Mi viene in mente la frase terribile del Vangelo: per chi dà scandalo ai bambini, per chi fa qualcosa contro i bambini, meglio sarebbe che si mette una macchina da mulino, ma eh, noi dobbiamo fare con la giustizia e eh, certo richiamare la pena di morte non ha... è fuori dalla nostra cultura, fuori dalla nostra civiltà, in Europa tutti l'abbiamo abolita da lungo tempo, la mettiamo come condizione per tutti i paesi che vogliono entrare nell'Unione Europea l'abolizione della pena di morte e credo che noi dobbiamo eh, essere molto seri di fronte a questi avvenimenti, eh, capire la loro gravità e però non, non uscire da quelli che sono i nostri principi fondamentali. Questa è la seconda osservazione, quella che è stata fatta sulla durata di questo processo che non finiva mai, è stato, era di fronte alla Corte eh, di, di Cassazione e Qui ci ammonisce su un problema molto serio e molto grosso di essere veloci nella giustizia. Una giustizia che si prolunga in questo modo, che porta i processi a non finire mai, non è mai una giustizia. In questo caso era, stava andando avanti da anni, credo da sei anni, un processo per delitti gravissimi. Nei confronti di questo che è stato l'assassino del bambino, e credo che noi dobbiamo tutti impegnarci a fare leggi più rapide e a fare una giustizia che non sia solo una giustizia trasparente, una giustizia giusta, possiamo dire, ma che sia una giustizia rapida, perché sennò no queste cose accadranno sempre. E un Paese non può sopportare queste cose. Vuole replicare? Soltanto per dire che nel nostro programma abbiamo inserito una disposizione per un impegno nostro a presentare un disegno di legge, ma già questo prima dell'ultimo terribile fatto, per aumentare di molto le pene per i reati di violenza sulle donne e sui minori. E credo che sia da fare perché guardando le statistiche... Le pene che sono state normalmente comminate per reati di violenza, per esempio sulle donne, si aggirano intorno ai due anni. Non credo che questo sia sufficiente e credo altresì che eh, occorra non avere eh, sconti di pena come troppo spesso avviene, cioè credo che bisogna portare avanti il principio della certezza della pena con grande determinazione professore. È vero, le donne sono sempre più insicure, hanno paura, c'è una paura diffusa e eh, io credo che si siano perduti molti anni per dare il senso della sicurezza ai nostri cittadini. E noi dobbiamo accelerare questo, non solo il discorso delle pene, non solo il discorso della giustizia rapida, ma anche il senso della sicurezza nelle nostre città. Nella, in tutto il nostro paese, soprattutto le donne, le persone anziane sono assolutamente insicure, ma questo caso ci deve anche però far pensare in modo particolare ai bambini. Qui abbiamo veramente un problema di una società in cui eh, l'attenzione ai bambini deve essere sempre più forte, sempre più eh, intensa perché eh, sono proprio estremamente deboli nella società di oggi. Roberto Napolitano per Romano Prodi. Colgo un segnale di diciamo quasi costruttivo di dialogo fra tutti e due. In questa campagna elettorale eh, non sono mancati i toni accesi, non sono mancati scontri molto duri. Questa è una delle ultime grandi occasioni che forse avete per scusarvi reciprocamente di qualcosa. Forse se è una manifestazione di fair play che secondo me i telespettatori gradirebbero, io ve lo chiedo, perché questo è un paese spaccato, è vero, ma è un paese che ha anche bisogno secondo me di confrontarsi eh, sui contenuti, non sugli insulti, che vuole vedere un confronto non tra nemici ma tra avversari. Ma io credo che il confronto debba fondarsi, come dice lei, sui programmi e sul rispetto reciproco. Questa campagna elettorale è stata certo aspra e, e ho riflettuto in questi giorni, forse avremmo dovuto seguire sia il Presidente del Consiglio che io il Consiglio delle nostre mogli, che eh, quando fecero un'intervista <ride> eh, prima eh, in riferimento all'altro confronto, eh, eh, dissero mh, bisogna pensare a, a un a confronto sereno, bisogna pensare a un fair play. Bisogna spiegare, 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 non assaltarsi. E credo che ancora una volta eh, l'Italia guidata dalle donne forse sarebbe un paese con più saggezza, perché eh, si lasciano, eh, hanno più il senso della complessità dei problemi, hanno più il senso anche del limite della lotta politica rispetto ai problemi veri e reali della vita quotidiana. Eh, però eh, è chiaro che la campagna elettorale è anche un confronto molto duro, un confronto diretto. Quello che io ho cercato di farlo è proprio stando sui programmi, guardando al futuro, eh, mh, ho reagito soltanto una volta quando si attribuivano a me programmi che non avevo mai sognato di fare. Mi si attribuivano aumenti imposti. Che non avevo proposto e addirittura lì su delle imposte che non mi ero mai sognato di proporre. A questo punto io ho usato un po' questo detto popolare quando ci vogliono ci vogliono, ma poi eh, sono rientrato nel fair play e credo che questo lo dobbiamo tenere fino in fondo perché gli italiani hanno diritto di giudicarci sulle proposte, sulla squadra di governo possiamo offrire, sulla nostra credibilità personale e non sul modo di alzare la voce. E mi sembra che la serenità debba essere lo stile da tenere in ogni campagna elettorale. Certo, l'accentuazione dell'aspetto mediatico della campagna favorisce l'aspetto mediatico e l'innalzamento della voce. Cerchiamo di tenerla bassa. Presidente Berlusconi. Beh, queste sono parole di miele, che però sono in contrasto con quello che... È successo sino qui perché intanto già in questi cinque anni l'opposizione nei nostri confronti ha tenuto un comportamento assolutamente negativo e di grande, fortissimo contrasto con insulti, calunnie, barrecate in Parlamento, eccetera. In questa campagna elettorale, presso la sede di Forza Italia di Roma, ogni mattina arrivava un bollettino di guerra: sedi di Forza Italia devastate, gazebo incendiati, manifesti detruppati e strappati, i giornali della sinistra, qualche volta bisognerebbe leggerli perché dimostrano cosa hanno in pancia gli uomini che poi vanno in giro a distribuirli come D'Alema e Fassino nelle vie e nelle piazze di Roma. E infine la magistratura della sinistra che è uscita contro protagonisti della destra ad orologeria con indagini che erano pronte e terminate nel mese di ottobre, tirate fuori a metà della campagna elettorale. Un film orrendo che è stato preparato meticolosamente e che è stato osannato da tutte le persone della sinistra e gli uomini della sinistra che hanno insultato il Presidente del Consiglio istituzione dello Stato, Presidente di tutti tanto che ne è venuto fuori un libro che ha l'elenco per ogni protagonista della sinistra di un numero indicibile di frasi assolutamente infessive e quando qualcuno ha voluto vedere quali erano gli insulti che il Presidente del Consiglio aveva rivolto agli uomini della sinistra non ne ha trovato nemmeno uno, al ha trovato qualche fatto di ironia. E infine, l'altro giorno, il eh, signor Prodi che eh, ha dato del eh, eh, delinquente politico a Giulio Tremonti, a tutta la Casa della Libertà, quindi alla nostra maggioranza e al nostro governo, per il fatto che Giulio Tremonti aveva semplicemente, guardando a ciò che è scritto sul programma della sinistra, dove non ci sono numeri, ma sono indicate in maniera precisa, puntuale, certe parole a cui si era riferito Giulio Tremonti, e ha avuto questa eh, offesa, questa eh, eh, espressione che è assolutamente... Non è accettabile in una campagna politica e di cui veramente il professor Prodi dovrebbe chiedere scusa a Giulio Tremonti e a tutti noi. Quindi se c'è qualcuno che ha portato avanti una campagna civile, serena, come io per esempio ho fatto in tutti questi cinque anni, governando per tutti gli italiani, questo sono io e della nostra parte politica. Se c'è qualcuno che invece è andato fuori da ciò che è giusto è la sinistra e ultimamente anche il candidato della sinistra si è rivolto a noi con un'espressione francamente inaccettabile. Se crede a 10 secondi in più. Ma no, voglio dire l'appello del nostro direttore mi sembra che sia caduto in vano e eh, voglio dire non, non posso in questo minuto fare l'elenco degli insulti che ho avuto dal presidente Costini e dai suoi perché tra l'altro sono anche divertenti, no? poveraccio, coniglio, codardo, ma lasciamo stare, se facciamo così allora anche stasera gli italiani chiudono la televisione, vediamo invece, vediamo invece di impostare i discorsi che riguardano il futuro perché queste tensioni sono avvenute, perché si, imponevano, si proponevano programmi assolutamente che noi non avevamo mai, mai proposto. E mi sembra che questo non sia un fatto di onestà politica. Si deve criticare l'altra parte per delle cose che ha detto e non per delle cose che uno si inventi. Per il resto, questa è, credo, l'ultima polemica che dobbiamo fare in un dibattito sereno. Prego. Io non ho mai dato un insulto a nessuno e coniglio non è un'espressione che appartiene a me. Io ho detto l'espressione. L'unica cosa vera che ha detto il candidato della sinistra è che io ho in un certo momento, in un comizio, usato per lui. Ho detto: Ma cosa deve fare Prodi, poveraccio, di fronte alla coalizione con cui si trova a fare i conti? Un candidato a cui hanno dato cinque parlamentari e che si trova in campo, in Parlamento, una maggioranza massimalista di estrema sinistra composta da, da Bertinotti, da Rifondazione Comunista, dei comunisti italiani, che messi insieme con il correntone del DC arriva a 150 deputati. Io ho fatto molta fatica a tenere insieme la mia maggioranza con una forza politica, la prima italiana, con 264 deputati. Escludo che il signor Prodi... Possa fare altrettanto con cinque deputati in campo perché poi è lì che si decidono le cose. Allora, Marcelo Sorgi per Romano Prodi. Ma il, il grosso dello scontro, al di là degli insulti, si è svolto sul tema delle tasse e poi sul tema della redistribuzione del reddito. Cioè, il centro sinistra sostiene che la politica del centrodestra ha favorito di più i ricchi e che adesso bisogna limitarne i vantaggi per riequilibrare un po' verso i poveri. Allora, la questione è. Che cos'è un ricco? Chi è un ricco per lei e per voi naturalmente? Lo chiedo anche a Berlusconi che è uno degli uomini più ricchi del mondo. Cioè, un imprenditore, un dentista, un notaio, uno che ha la terza casa, uno che ha la barca, quale barca deve avere per essere considerato ricco? Ma mm, non è che si possa dare la definizione di ricco. Noi eh, quando ci hanno detto eh, come lo definite voi riguardo alla... Imposta di eredità abbiamo detto che abbia almeno parecchi milioni di euro. Quindi un concetto di ricchezza abbastanza ampio, milioni di euro vuol dire miliardi di lire, non uno o due, ma parecchi abbiamo detto. Questa è la definizione, ma uno li può prendere anche altre definizioni. Riguardo a quell'imposta abbiamo detto questo in modo da chiarire che non toccava le persone se non quelle di livello di reddito alto e poi abbiamo detto anche che questo doveva esentare le aziende di famiglia, siano esse agricole, siano esse commerciali, siano esse ovviamente industriali, perché questa è quella ricchezza funzionale all'attività economica. Ecco, poi, c'è un concetto di ricchezza che può anche andare al di là del concetto di reddito. È ricco colui che è sereno, che è felice. È ricco colui che a cui basta quello che ha. Ma questo non è un concetto fiscale, questo è un concetto di ricchezza interiore. Poi ci sono tante altre definizioni del rapporto fra ricchezza e felicità che sono più complicate. C'è uno studioso americano recente che dice che oltre una certa quota di reddito l'uomo diventa più infelice. E allora, siccome noi dobbiamo cercare la felicità, eh, dobbiamo tener conto di questi aspetti, di come è complesso questo discorso, ma ripeto, dal punto di vista fiscale noi abbiamo definito eh, ricco colui che ha parecchi milioni di euro di reddito. Presidente Berlusconi, la situazione è completamente diversa. Perché anche qui il candidato Prodi fa queste affermazioni, ma l'esercito della sinistra e soprattutto della sinistra massimalista di Liberto e gli altri la pensa esattamente all'opposto. Questi signori continuano a essere convinti che il fine della politica e quindi il fine di un'azione di un governo sia quello di ridistribuire il reddito in modo da intervenire con la tassazione, proprio con lo strumento tasse, per far sì che possa avvenire questa redistribuzione. E ciò che propongono è di rendere uguali il figlio del professionista con il figlio dell'operaio, di togliere cioè al ceto medio e di dare a quella che loro chiamano ancora la classe operaia. E questo è venuto fuori in termini precisi anche negli incontri con il direttore di liberazione con Bertinotti, con Di Liberto, loro sono assolutamente convinti che la loro funzione in politica sia questa, perché hanno ancora un odio nei confronti della proprietà privata, considerano il profitto come una cosa immorale, considerano il risparmio quasi un privilegio da tassare e da colpire. E quindi quando il professor Prodi dice "Noi pensiamo, abbiamo pensato all'imposta di successione soltanto per i grandi patrimoni. Dice una cosa che non è vera, perché lui stesso a domanda ha risposto che secondo lui si dovevano tassare con l'imposta di successione da 250 mila euro in su. L'ultima volta che è andato dall'Annunziata ha parlato addirittura di un appartamento di 80 metri quadrati in periferia. Quando io ho posto la domanda diretta a Bertinotti, lui ha detto 350 milioni di vecchie lire. Quindi. Prodi quando eh, gli è stato detto ma lei ha detto questa eh, somma, lui ha detto no, è stato, un er uno sbaglio. Non è stato un errore, è stato uno sbaglio di comunicazione, eh no, io credo che sia stato l'unica volta che è stato sincero. Quando, e di uso le sue parole, lui ha risposto per istinto. Quindi dentro la sinistra, e dentro anche il catto i catto comunisti dossettiani alla Prodi, c'è in fondo proprio questo convincimento che il potere serva non soltanto per esercitare il potere, per ehm, controllare la società, per mettere le persone, la società civile, dentro una gabbia con l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica, ma serva anche per questo, per ridistribuire quel reddito che a loro pare sia ridistribuito non equamente perché non riconoscono il merito. A 15 secondi in più ma, complessivamente si vuole. ho visto che non obbedisce ai consigli della moglie, anche io sarò costretto ad essere, ad essere un po' aspro, cioè ho detto all'annunziata che l'imposta si applica oltre i parecchi milioni di euro. Quando mi ha chiesto ma come mai nel dibattito all'inizio avevate, perché non l'avevamo ancora definito, ma era chiarissimo il mio pensiero. Chiarissimo, è inutile che dica gli 80 metri quadrati di appartamento, non è stato detto, qui ancora una volta noi mistifichiamo la verità. Ecco, allora se mi nascono poi certe oppressioni, certe espressioni, nascono dal cuore, perché non si può mistificare quello che uno dice. Noi applicheremo l'imposta di successione solo partendo da parecchi milioni di euro. Va bene detto così a tutti i cittadini italiani? Va bene? Ecco, io credo che si possano fidare della mia parola. Si possono fidare perché l'ha detta in modo chiarissimo e la ringrazio, signor Presidente, di avermi dato l'occasione di ripeterlo in modo così chiaro. Non ho bisogno di dire nient'altro. A dieci secondi in più Presidente se vuole. Mi spiace ma eh, il candidato della sinistra non è credibile perché quando si troverà a dover fare la politica fiscale, la politica delle tasse in Parlamento, lui avrà cinque deputati e si troverà contro 150 deputati dell'estrema sinistra che la pensano esattamente al contrario di lui. In più devo dire che non è vero che io dico una cosa diversa. È Prodi, che davanti all'Annunziata, parlando con l'Annunziata, ha parlato di un appartamento di 80 metri quadrati. Non me lo sono sognato. E quindi ha anche affermato che per istinto aveva risposto così. Adesso ha, hanno preso paura, hanno capito di essersi rovinati con le loro stesse espressioni, di avere fatto una serie di gaffe e quindi adesso è corso ai ripari dicendo da tanti milioni in su. Ma quando si troverà a dover contrattare le tasse e la riforma fiscale? con i suoi in Parlamento, lui ha 5 deputati e ne avrà 150 che vogliono ridistribuire il reddito a favore della classe operaia. Roberto Napolitano per il presidente Berlusconi. Proponete entrambi misure che costano. Costa ridurre il cuneo fiscale, costa far pagare meno tasse alle famiglie numerose. Entrambi dite che non volete aumentare le tasse, anzi dite che le volete ridurre. Va bene. Facciamo finta di crederci, allora dovete tagliare la spesa, la spesa pubblica. La spesa pubblica costa, significa ospedali, significa ticket, significa pensioni, sanità, ministeri, enti locali, tanti tanti stipendi. Da dove cominciamo? Eh, Un'avvertenza. Eh, parliamo anche di lotta agli sprechi, ma sappiamo che non risolve il problema, lo sappiamo tutti. Beh, io credo che noi abbiamo dimostrato di avere mantenuto tutti gli impegni di riduzione della spesa, abbiamo aumentato eh, le pensioni a 1.851.000 persone, abbiamo ridotto eh, eh, la la a 80% circa dei contribuenti le tasse da pagare sull'imposta personale, sono con noi 10 milioni in più di cittadini che non la pagano più questa imposta. Tutto ciò che avevamo indicato nel programma, nulla escluso. Anzi, una sola cosa esclusa: non sono riuscito perché non ho trovato l'accordo con due partiti della mia coalizione a ridurre l'imposta più alta dal 43% al 39%, e poi volevo ridurla al 36% e al 33%. Ma abbiamo tenuto fede a tutte le promesse che avevamo fatto, quindi credo noi siamo credibili. C'è un lavoro quotidiano di taglio nell'amministrazione pubblica e presso le istituzioni pubbliche di privilegi di sperperi, di inefficienze e questo si fa e si deve fare sempre di più. C'è da fare una grande operazione di informatizzazione della pubblica amministrazione che può portare con la digitalizzazione del sistema a degli enormi risparmi e, e su questo noi contiamo veramente molto. C'è da fare un intervento sull'evasione e l'abbiamo fatto anche con l'esperienza di questi anni già in questa legge finanziaria dove noi abbiamo cambiato il sistema di riscossione delle imposte attribuendolo alle agenzie delle entrate, abbiamo cambiato il sistema degli studi di settore facendoli dal basso su sede provinciale, abbiamo chiamato i comuni a dare una collaborazione per gli accertamenti presso i vari contribuenti. E credo, quindi, abbiamo introdotto anche un sistema di convenienza per certi privati a dichiarare certe spese che normalmente invece venivano fatte eh, con la fattura. Loro possono dedurle dalla loro dichiarazione dei redditi. Quindi io credo che, come per il passato in questi cinque anni, così tutto ciò che noi proponiamo e proporremo di riduzione del eh, costo dello Stato ai cittadini, troverà nella nostra capacità di ridurre le spese in queste nuove misure la possibilità per essere attuato. Per eh mi, provi. mi piace perché parla sempre al futuro, troveremo, faremo, ma chi c'è stato al governo in questi anni? no Io ho parlato faremo, al scusi, eh, e poi dopo eh, c'è da fare un intervento sull'evasione fiscale. Oh, sono cinque anni che è al governo, lui dice con un potere... Su tutti i suoi partiti, mentre io non l'avrei, e poi dice: I miei partiti non mi hanno lasciato fare questo. Una cosa. Allora, allora, che cosa facciamo? Adesso facciamo sempre il gioco che noi siamo stati al governo e lui è stato all'opposizione. Ma giudichiamo che cosa, cosa è l'Italia adesso e che cosa ha fatto della spesa pubblica? Avevamo il 5% di avanzo primario, abbiamo buttato via il 5% di avanzo primario cioè 40 miliardi di euro, la spesa pubblica è lievitata senza controllo, 2-3% del prodotto interno lordo è aumentata la spesa pubblica, noi l'avevamo sempre tenuta ferma ed è aumentata e non sappiamo come, questo è il vero dramma e siamo in una situazione della pubblica amministrazione che è disastrosa, perché mentre parliamo qui noi abbiamo la polizia che non ha... I soldi per fare girare le sue automobili, abbiamo le scuole che non riescono a comprare il gesso e l'abbiamo visto tutti anche in tradizioni di grandissima diffusione: che abbiamo gli uffici provinciali del lavoro che non hanno i soldi per i francobolli. Ebbene, tutto questo è avvenuto con uno spreco enorme: con l'aumento del 2,3% in termini di prodotto interno lordo della spesa pubblica. I risparmi subito che bisogna fare, mettere in ordine a questo Stato che ha, ripeto, perso il 5% del avanzo primario che noi avevamo lasciato a questo governo. E allora bisogna veramente cambiare, cambiare eh, rotta, bisogna ricominciare da capo con un'amministrazione seria, lavorando tutti assieme. E cambiare questa situazione e non abbiamo nessuna possibilità, nessuna possibilità di poter fare una politica di sviluppo se non c'è anche un controllo della spesa. Prego Presidente. Faccio fatica a trattenermi, ma voglio dire, la sinistra ci ha consegnato un bilancio truccato con un eh, deficit di 37 mila miliardi che ha portato e il bilancio italiano ad essere in deficit, in eccesso di deficit, quando ancora Francia e Germania non erano andate oltre il 3%, loro avevano portato il bilancio dell'Italia al 3,2%. Quindi è veramente una cosa assurda sentirsi dire queste cose. Poi io voglio ricordare che noi siamo intervenuti su quel patto di Maastricht che grazie a noi è stato cambiato, che Prodi aveva definito stupido senza fare niente per cambiarlo e abbiamo sostenuto la nostra economia tenendo anche conto della spesa sociale. Dove sono andati questi soldi che noi abbiamo speso? Non nelle spese normali, sono andati per 70 miliardi nella spesa sociale, aumento delle pensioni, dell'assistenza, eccetera e per 53 miliardi sono stati destinati a quelle opere pubbliche che da 30 anni non si facevano. Credo che meglio di così non si potesse fare e soprattutto io non parlo al passato, ma se c'è qualcuno che guarda il futuro, è proprio il sottoscritto. Professore. Ma io vorrei che la finissimo dopo cinque anni con questa storia del deficit della sinistra che ah, non esisteva, che non è esisteva, eh. per favore, che non Presidente. esisteva. Ecco, che bai... vedessimo cos'è successo in questi anni. E, devo per favore, per, signor Presidente, Presidente, Presidente la prego. io ah, la rispetto, no, cerchi prego. di rispettare anche me. Prego, io non l'ho mai interrotta. Ecco. Prego, professore. Allora, abbiamo avuto cinque anni di aumento senza controllo della spesa. Tant'è vero che siamo a dei livelli fuori da ogni parametro di Maastricht. Capisco l'insofferenza del Presidente del Consiglio per dei parametri, perché non sopporta parametri di nessun tipo. Ma questa è la realtà in cui noi siamo. Dobbiamo rientrare in fretta perché altrimenti il Paese non si aggiusta e siamo arrivati a questo, a crescita zero, mentre gli altri Paesi europei sono cresciuti. Ecco, questa è la situazione dell'Italia. Marcello Sorgi per Silvio Berlusconi. Il Papa, coerentemente al suo ruolo, è intervenuto di recente per ricordare che il divorzio e l'aborto, per ricordare che la famiglia e la vita sono valori non contrattabili. Per I cattolici. In Italia però esistono da molti anni leggi che consentono a certe condizioni il divorzio e l'aborto. C'è qualcosa, anche un retropensiero, che possa far pensare che nella prossima legislatura queste due leggi, che difendono dei diritti civili delle società moderne, possano essere sottoposte a riforma? Io non credo e comunque non c'è nella Casa di Libertà nessuna proposta a questo riguardo. Però mi consenta di ritornare su quello che diceva poco fa Prodi. E cioè c'è una sconnessione veramente totale tra le sue affermazioni e la realtà. Ora ci dice mi rispetti. Eh no, io non posso portare rispetto alla persona, naturalmente sì, ma rispetto al candidato politico che ci accusa di essere dei delinquenti politici, che continua a eh, eh, dire cose che sono il contrario della verità su ciò che sono i conti che Eurostat ha approvato. Il deficit eccessivo dei governi eh, della sinistra è stato approvato da Eurostat e non posso nemmeno avere rispetto politico per chi continua a parlare male, a diffamare l'Italia in Italia e all'estero soltanto per una bieca convenienza di parte. Non sono cose che si possono accettare. Ora, quando si parla dei nostri conti, sono stati i nostri bilanci approvati dall'Unione Europea, la nostra finanziaria del 2006 è stata approvata ed apprezzata dall'Ecofin e dalla Commissione, è stata apprezzata massimamente la nostra riforma delle pensioni e io non capisco come si possa accettare che ci sia questa continua diffamazione dell'Italia, del suo governo e questo ribaltamento assoluto e totale della realtà. Prego. Ma io cerco di rispondere alla domanda perché questa sarebbe la nostra funzione. E allora mh, vorrei dire a Sorgi che non c'è nei programmi un cambiamento della legge sull'aborto, della 194, e ci sarà la massima attenzione perché sia applicata anche negli aspetti proprio di aiuto alla persona che si trova nelle condizioni difficili. Noi dobbiamo capire che l'aborto... È sempre una situazione di estrema sofferenza, di estrema difficoltà. E eh, posso ricordare che fu il nostro governo a dare l'ultimo finanziamento proprio per i consultori in modo da aiutare le persone, le donne che si trovano in questa difficile situazione. E, eh, questo sarà oggetto della massima attenzione, come sarà oggetto della massima attenzione una politica attiva per la famiglia. Noi dobbiamo avere una politica della famiglia non soltanto vedendone i limiti, i confini, ma proprio una politica felice per la famiglia e eh, questo significa aiutarla economicamente, in primo luogo, perché è chiaro che la famiglia povera non ce la fa, e quindi abbiamo proposto di trasformare assegni familiari e eh, altri tipi di aiuto fiscale in un assegno mensile di 200 euro, 2500 euro all'anno circa per ogni bambino e lo vogliamo portare da 0 a 18 anni. Per ora le risorse mh, sono limitate quindi arriveremo solo da 0 a 3 anni, ma ad agio ad agio questo perché io ho provato il bonus eh, per ogni nuovo nato ma eh, bisogna, la famiglia ha delle difficoltà fino a che un ragazzo non diventa autosufficiente, quindi dobbiamo accompagnare l'aiuto almeno fino a 18 anni. Ad agio ad agio noi lo estenderemo. Poi abbiamo questo grande progetto di 3.000 asili nido, sempre per l'aiuto alla famiglia, in modo che mh, ci sia l'inizio di un'attività di aiuto di questo tipo e poi altri aspetti che riguardano l'assistenza e non autosufficienza agli anziani in modo di dare un altro aiuto alla famiglia ho un minuto in più se vuole grazie Beh, noi abbiamo impostato una vasta politica di sostegno alla famiglia e intanto come ho ricordato prima sono state tante le famiglie che hanno dismesso anche la denuncia per quanto riguarda L'imposta personale IRPEF prima, IRE ora. Ma nel nostro programma per questi prossimi cinque anni di governo abbiamo voluto fare un passo in avanti molto importante. Abbiamo voluto introdurre un principio di grande equità. Questo principio è stato denominato quoziente familiare. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che oggi, nonostante ci sia stato per le famiglie meno una forte diminuzione di ciò che devono pagare, 10 milioni non le pagano più, ma anche chi guadagna 15 mila euro ha il 55% di sconto, chi guadagna 20 mila euro ha il 24% di sconto, chi guadagna 25 mila euro ha il 14% di sconto rispetto al passato, ma con il consente familiare succederà questa cosa, che se un singolo guadagna 100 e un padre di famiglia guadagna 100, oggi pagano la stessa cifra, domani invece si calcolerà... Il peso che il padre di famiglia deve sostenere per la moglie e si aggiungerà un 1, si aggiungerà un mezzo punto per ogni figlio e quindi il padre di famiglia si troverà a pagare circa il 30% di meno sullo stesso stipendio rispetto al single. Credo che sia una cosa assolutamente importante. Naturalmente, abbiamo introdotto tantissime altre situazioni di supporto per le famiglie, per le coppie giovani, abbiamo un fondo per i mutui per l'acquisto della casa, per le famiglie che non possono, abbiamo un fondo per aiutarle nel pagare le locazioni. Abbiamo introdotto degli aiuti per un bambino che nasce, abbiamo introdotto i libri gratuiti anche questi fino a 18 anni e c'è una pratica inglese, eh, scusi, francese che si è rivelata molto buona di un libretto da consegnare ad ogni figlio quando nasce, che la famiglia può utilizzare in certe determinate occasioni attraverso tutto un sistema di supporto di varie fondi e di varie assicurazioni. È un sistema che pensiamo di prendere dal sistema francese che eh, funziona molto bene. Professor Prodi, prego. Un minuto? No, un minuto e dieci. Bene, grazie. Ma eh, ha illustrato il quoziente familiare che è una buona cosa, l'ho studiato lungamente, però il quoziente familiare, dato che basa l'aiuto alle famiglie sulla deduzione fiscale, non conta per le famiglie più povere. Tutti coloro che non pagano imposte non vengono aiutati dal quoziente familiare ed è per questo che noi abbiamo proposto qualcosa di diverso, cioè per ora 200 euro al mese per ogni bambino che nasce accompagnandolo fino a 18 anni. Partiamo, ripeto, da 0 a 3 anni. È qualcosa di ben diverso dal costante familiare perché aiuta, ripeto, soprattutto e anche le famiglie che non pagano nessuna imposta. Io credo che sia giusto, equo, ecco, non arriviamo ancora a quelle cifre molto forti per ogni figlio che riesce a fare la Francia, perché in Francia veramente hanno dei sussidi familiari molto elevati, ma è l'inizio di una nuova politica per la famiglia. Bene. Tocca Roberto Napolitano per il professor Prodi. Guarda, avete riparlato di quoziente familiari, avete parlato di bonus bebè, avete parlato di cuneo fiscale. Io vi avevo chiesto prima come e dove volete tagliare per finanziare queste nuove spese. Allora, la ripongo in un altro modo la stessa domanda. Taglierete i servizi, taglierete gli stipendi, avete qualche idea concreta per mettere sotto controllo la spesa sanitaria regionale? Eh, se no bisogna aumentare le imposte. Cioè qualcosa da qualche parte ci deve essere perché abbiamo comunque un debito. Questo sono tutti d'accordo che pesa come un macigno e insomma non è che navighiamo così. nel... Prego. Vede, già eh, prima ho iniziato a esporre la, la nostra linea. Eh, la prima cosa è, ripeto, mettere sotto controllo la spesa pubblica. Che io nei miei anni di governo non l'ho assolutamente aumentata. Qui è aumentata di due punti. E mezzo. Guardate che due punti e mezzo sono una cosa enorme. Siccome sono 15 miliardi di euro al punto, due punti e mezzo sono 37 miliardi di euro. E questo è il primo fatto da fare. Poi c'è un altro discorso molto importante, molto generale, non sarà retor non, non come retorica, ma insomma vogliamo davvero essere un paese civile con il livello di evasione fiscale che abbiamo adesso. Molti sorridono. Riguardo a questo problema, ma quando l'Agenzia delle Imposte mi dice che quest'anno si sono evasi 200 miliardi di euro di imposte. Allora io ho fatto i miei conti e dico: solo vincendo, solo controllando un terzo di queste evasioni, noi abbiamo già messo a posto tutti i conti pubblici. Allora io devo rassegnarmi a mandare in malora il mio paese perché. C'è un'evasione fiscale che non ha confronto negli altri paesi, secondo ogni statistica internazionale, che è aumentata enormemente in questi anni, e ripeto, non lo dico io, lo dice l'Agenzia delle Entrate. E allora, perché io debbo veramente rovinare il futuro del mio paese per non mettermi in quello che è un atto di giustizia? E la gente deve sapere che sono le imposte che mantengono appunto i nostri ospedali, che mantengono la nostra polizia, che mantengono le nostre scuole e abbiamo solo da applicare le imposte che noi abbiamo già, non c'è bisogno di aumentarle. Ripeto, facciamo tutti i conti, mi basta riuscire a controllare un terzo delle evasioni che è oggi un paese civile lo deve fare e il nostro governo lo farà senza bisogno di leggi speciali ma con l'amministrazione che funziona. Presidente, prego. Io prima avevo dato una risposta e per quanto riguarda questo ultimo fatto dell'evasione. Noi cerchiamo di ridurlo rispetto all'entità odierna che è rilevante, eccessiva. Abbiamo introdotto nella legge finanziaria 2006 molti provvedimenti che vanno in questa direzione. Per esempio il fatto di chiamare i comuni a concorrere negli accertamenti è un fatto molto importante. Ai comuni resterà il 30% di ciò che il loro concorso, la loro opera porterà in più nelle dichiarazioni dei contribuenti. Abbiamo portato l'agenzia che presiedeva le riscossioni all'interno dell'amministrazione del Ministero, perché le riscossioni erano troppo basse rispetto agli accertamenti. Abbiamo eh, cominciato a fare gli studi di settore dal basso. Studi di settore significa che si decide in una provincia qual è il reddito medio eh, di eh, chi pratica una certa attività e eh, sulla base di quanto si arriva ad individuare come utile medio di coloro che praticano queste attività si può arrivare anche a un concordato fiscale che credo comporti una diminuzione certo dell'evasione. Ma l'evasione è qualcosa che c'è sempre stata che non può essere risolta col tintinio di manette, come qualcuno della sinistra fa intendere, che deve essere combattuta soprattutto facendo vedere ai cittadini che le tasse che pagano, che non sono un diritto del divino dello Stato, ma sono semplicemente la contropartita che il cittadino paga allo Stato per i servizi che lo Stato dà al cittadino, siano chieste nella misura giusta. Ed era per questo che io intendevo ridurre al di sotto del 40% l'aliquota che lo Stato chiede ai maggiori contribuenti, che sono quelli che hanno maggiore tendenza ad evadere. Prego, professore. Ma ancora una volta parla come se fosse il leader dell'opposizione, ammette che l'evasione fiscale è aumentata, dice che chiameranno i comuni ad aiutare a fare gli accertamenti. È tutto un discorso del futuro. Fatto sta, prendiamo i cinque anni passati. È stata cambiata tutta la struttura della direzione delle imposte dirette. È stato detto dallo stesso Presidente del Consiglio a Bergamo, all'ufficiale della Finanza, che il cittadino ha diritto di non pagare le imposte se le ritiene troppo elevate. Ha quindi dato un chiaro messaggio che le imposte possono essere pagate o non possono essere pagate. Qui non c'è problema di manette. Io non voglio le manette, voglio la maestà della legge. Presidente del Consiglio. Ancora l'adulterazione della realtà. Non è vero che eh, ci sia stata una inattività di questo governo nei confronti dell'evasione. Anzi, sono raddoppiate... Le denunce che la Guardia di Finanza ha fatto all'autorità giudiziaria per reati proprio legati all'evasione, raddoppiate rispetto ai governi precedenti. Secondo, per esigenze di bilancio, abbiamo eh, attuato dei condoni. Bene, questi condoni hanno portato molti soldi nelle tasche dell'erario e sapete da chi venivano? Da tutti coloro che avevano evaso le imposte durante i governi di Prodi e della sinistra. Credo che. Eh, anche l'ultima affermazione di Prodi circa il fatto che abbiamo cambiato uomini sia una falsità. È stato, eh, non è più stato confermato nel suo posto un solo dirigente, un solo dirigente, che si chiama Massimo Romano, e Tremonti ha, rispondo, ha risposto offeso oggi a Prodi, che è andato a fare il capo di gabinetto di Cofferati. Una sola persona, tutti gli altri continuano a fare il loro dovere con eh, grandissima efficacia. Prego, professore. Ma, eh... Inutile che noi... Oh, scusate, scusate era, eh. tocca a Sorge. Abbiate pazienza a eh. fare la domanda al professor Prodi. Ma un recente studio OXE pubblicato dal Corriere della Sera rivela che il nostro sistema scolastico, che era già super, stato superato da quello americano, è stato superato anche da quello asiatico, cioè la capacità. Formativa del nostro sistema è ora dietro a quella dell'Asia. Per dare un'idea, eh, noi abbiamo il 12,5% dei laureati a fronte del 30% dei, dei laureati coreani. Da noi tutti pagano le tasse scolastiche, ma solo una parte riesce a laurearsi, naturalmente sono i figli delle persone più abbienti. Questo a discapito di tutte le riforme che sono state fatte finora, cioè il, il sistema è stato riformato dal centro sinistra, è stato riformato dal centro destra, ma non funziona. Questo è uno dei grandi problemi. Noi con le risorse umane che stiamo preparando noi non ce la faremo a svilupparci a livello degli altri paesi. C'è un nuovo mondo con una concorrenza nell'intelligenza straordinaria. Non cito solo uh, il sistema scolastico americano, ma anche i nuovi paesi. Se pensate che la Cina produce 500.000 ingegneri ogni anno, questo dà un'idea impressionante. Allora noi dobbiamo veramente cambiare l'impegno nella scuola, avere la scuola come centralità assoluta, centralità assoluta. E quindi non solo risorse economiche e finanziarie, ma veramente eh, ri, fare riprendere agli insegnanti quella dignità, quel ruolo, quella, quella funzione nella società che gli insegnanti avevano un tempo dobbiamo ridare l'autorità e la forza agli insegnanti. Noi abbiamo fatto una giornata nella fabbrica del programma lavorando su questi temi e l'abbiamo intitolata La fatica di insegnare, proprio perché eh, non abbiamo più la scuola al centro della nostra società. In secondo luogo, noi dobbiamo eh, premiare e aiutare gli orientamenti delle risorse umane che sono più importanti in questo momento. Dobbiamo quindi, come ha detto lei citando la ricerca dell'Ox, accentuare gli studi tecnico-scientifici. Ne abbiamo una scarsità di diplomati, di laureati negli aspetti tecnici-scientifici che è enorme. E questo ci deve portare a una riconsiderazione della scuola tecnica, che è stata recentemente umiliata proprio anche da ultima riforma. E senza una grande scuola tecnica del ventunesimo secolo noi non riusciremo a sviluppare le nostre imprese. I distretti industriali hanno bisogno di una scuola tecnica che arrivi non solo al diploma ma anche a qualche anno successivo al diploma stesso e che concentri l'attività di innovazione e la preparazione degli uomini che sono necessari. Per il nostro sviluppo industriale. Ecco, questa è la scuola moderna di cui noi abbiamo bisogno. Presidente. Ne lasciamo perdere le astruserie e vediamo la realtà dei fatti. Dopo 80 anni abbiamo messo al centro della nostra azione l'investimento sul futuro, e quindi sulla scuola e sull'università. Abbiamo fatto una riforma della scuola, abbiamo fatto una riforma della docenza universitaria. Con la nostra riforma nell'università entrano giovani docenti, è finito il tempo delle baronie, è finito il tempo dei, delle cattedre assegnate agli amici, ai parenti, ai clienti, dei professori. Aria fresca. Nella scuola si entra a 5 anni, a 5 anni si comincia a studiare l'inglese, si uscirà a 18 anni con l'inglese seconda lingua madre. Si comincia a giocare col computer da subito, poi si sale e su si hanno otto differenti licei. Non abbiamo dimenticato le scuole tecnologiche, le abbiamo elevate al rango di liceo, il liceo tecnologico. Di fianco ai licei c'è la formazione professionale, con la massima libertà in qualunque momento, in qualunque anno, di passare dalla formazione professionale ai licei e viceversa e da un liceo all'altro, salvo evidentemente l'impegno all'approfondimento di determinate materie. Dai 15 ai 18 anni ci sarà la scuola, ma anche l'attività di apprendistato presso aziende. A 18 anni i ragazzi usciranno. Se non vorranno entrare nell'università, avranno dei diplomi a validità nazionale ed europea e potranno immediatamente realizzarsi conoscendo benissimo due lingue, di cui l'inglese perfetto, in Italia o, se vorranno, in Europa e nel mondo. Abbiamo anche fondato l'Istituto italiano di tecnologia a Genova, il cui immobile è quasi pronto e ci sono già 300 professori e ricercatori stranieri che hanno aderito al nostro invito di venire a lavorare in questo istituto. Abbiamo naturalmente provveduto con degli interventi su una riduzione delle imposte che loro saranno tenuti a pagare eh, sotto il nostro sistema fiscale. Abbiamo aumentato lo stanziamento per la ricerca Abbiamo invitato con appositi provvedimenti le università a trasformarsi in fondazioni e abbiamo aumentato le possibilità di collaborazione sulla ricerca e su altro tra università e fondazioni. Credo che di più non si potesse fare. Aggiungo soltanto che questa nostra riforma della scuola è stata grandissimamente apprezzata in Europa e che con... Eh, quello che noi abbiamo fatto in questi anni sono aumentati anche il numero di ragazzi italiani che si sono laureati ed è diminuito il numero degli abbandoni scolastici. A 15 secondi in più, professore, se vuole. Ma, eh, mi chiedo dove viva il Presidente del Consiglio, eh, perché il livello della nostra ricerca e della nostra università è ormai alla miseria completa. Basta, ba basta parlare con i professori, con i presidi vedere a che punto è ridotto il bilancio di tutte le nostre università. Sì, c'è qualche nuovo istituto che è nato, ma è un istituto per amici, ma l'università è nella situazione più disastrosa che si potesse immaginare. La nostra ricerca è ridotta all'1% del nostro prodotto nazionale lordo. Dovrebbe essere il 3%, è un impegno che il governo italiano si è preso di portarlo al 3%. In questa situazione questo Paese non riuscirà più ad andare avanti. È inutile che noi diamo delle cifre che non esistono e dipingiamo una realtà che non è la realtà italiana. Beh, io non lo so come si possa andare a pensare di poter governare con questa mentalità, perché tutto va male, tutto è a pezzi, tutto è al disastro, l'università di qui, la scuola di là, ma il 3% intanto è un impegno che raggiungeremo nel 2010, fa parte del patto del Trattato di Lisbona. Quindi noi siamo sulla buona strada, abbiamo anche difficoltà a eh, conoscere gli investimenti in ricerca delle aziende italiane che essendo aziende medie e piccole hanno appunto queste difficoltà anche di comunicare i loro dati. Ma le cose non vanno assolutamente così male. Come anche per l'economia, io credo che bisogna anche dire che francamente non si può non avere presente che abbiamo il record per il numero di italiani che lavorano, 22 milioni e 600 mila. Abbiamo il record per il numero di famiglie italiane che possiede la propria abitazione, l'87%. 3 milioni l'hanno comprata durante i 5 anni del nostro governo. Abbiamo avuto un'esplosione delle esportazioni, il 100% delle esportazioni nei 5 anni nei paesi dell'est. Allora, bisogna proprio smetterla di parlare male dell'Italia e di far sì che tutto vada male. Professor Prodi può recuperare 20 secondi. Allora, Roberto Napoletano per Berlusconi. In cerca, abbiamo parlato adesso, si è parlato poco in campagna elettorale, di mezzogiorno forse si è parlato solo nei comizi, nelle città del sud. Allora il mezzogiorno è un terzo della popolazione, un quarto della produzione italiana e queste poche cifre eh, indicano l'entità del problema. Non ha problemi speciali, ha tutti i problemi del paese, tutti insieme tutti al cubo, però ha una grande risorsa, i giovani. Sono tanti e di talento. Avete un messaggio da dare a questi giovani? Prego. Beh, per il mezzogiorno noi abbiamo fatto moltissimo, tra l'altro, perché eh, contrariamente a quello che è successo nel passato, nel piano delle grandi opere, che è uno dei nostri orgogli e che tra l'altro voglio insistere, dimostra... La nostra capacità operativa rispetto ai governi della sinistra, noi abbiamo movimentato 73 miliardi di euro, 140 mila miliardi di vecchie lire, contro 7 miliardi dei quattro governi precedenti della sinistra. Se non mi sbaglio siamo stati capaci di aprire cantieri, 71 cantieri, ne apriremo altri 36 da qui a ottobre, 10 volte tanto rispetto a quello che ha fatto il governo della sinistra. E non credo che un altro governo, non ci sarà, ma non credo che un altro governo possa fare meglio perché c'è un partito del no contro tutte le infrastrutture che esiste nella sinistra e che è insuperabile. Anche nel programma della sinistra è stata esclusa la TAV, Prodi ha detto che non c'entrava niente, Pecoraro Scagno l'ha smentito e ha detto no, è stata tolta la TAV perché mi sono imposto io. Per il sud noi abbiamo aumentato quasi raddoppiato gli stanziamenti rispetto agli anni dei governi della sinistra. Sono stati usati utilmente tutti gli stanziamenti venuti dall'Europa che prima anche per il 40% non erano utilizzati. Siamo intervenuti con una forte lotta alla criminalità e abbiamo portato in carcere più di 800 pericolosi criminali e quindi credo che mai ci sia stata una lotta così intensa con le operazioni ad alto impatto con la criminalità. Stiamo intervenendo attivamente eh, su tutta una serie di infrastrutture che abbiamo terminato, l'autostrada Palermo-Messina. Eh, avanti coi lavori finalmente per la Salerno-Reggio Calabria, che terminerà non nel 2020 come avevano eh, detto i governi della sinistra, ma nel 2009. Siamo intervenuti sugli impianti idrici, sulle risorse idriche, eh, su molti aeroporti, che, eh, tutte cose che francamente nessun governo mai era riuscito nemmeno lontanamente ad eguagliare. Quindi, io credo che per il Sud, con il nostro piano anche per i porti, con il nostro piano per le zone franche e per i giovani, eh, eh, per i giovani la disoccupazione in questi anni di governo è diminuita dal 21% che era al 14%. Contiamo poi molto anche sulla basic tax, di cui magari parliamo dopo. Prego. A me sembra che il Presidente del Consiglio si eh, affidi ai numeri un po' come eh, gli ubriachi si, si attaccano ai lampioni, non, per farsi, non per farsi illuminare, ma per farsi illuminare. Grazie professor farsi, Prodi, ma per farsi... L'ubriaco se lo può tenere presidente per no, lei, presidente se lo prego. può tenere per lei l'ubriaco. Casomai presidente, è lei che parla dell'ubriaco, non è la, prego. la prego. E allora rispetti prego il presidente del Consiglio. La prego di, di Questo non lo accetto, pro, Vespa. presidente. E eh, eh, allora faccia il moderatore e lo moderi. Eh, presidente, la prego. Lo moderi. Eh. La prego, professor Prodi. Eh. Bernard Shaw che dice che spesso ci si affida ai numeri come gli ubriachi si attaccano ai lampioni, non per farsi illuminare ma per farsi sostenere. Non mi sembra un insulto di nessun tipo. È questa valanga di numeri che vuole celare una verità molto semplice, che il Paese ha cresciuto a zero e il mezzogiorno è cresciuto meno del resto del Paese. Abbiamo un quarto dei giovani che nel mezzogiorno sono disoccupati. Ed è ripresa l'emigrazione dal sud verso il nord. Non solo è ripresa l'emigrazione dal sud verso il nord, ma emigrano una altissima quantità di laureati e di diplomati perché non trovano lavoro nel mezzogiorno. Allora qui occorre veramente fare un piano di azione per il mezzogiorno che rovesci questa situazione. Rovesci questa situazione. E allora l'investimento nei giovani è la prima cosa da fare: la, il rafforzamento e la costituzione di alcuni centri di ricerca è la seconda fase. Abbiamo Bari per la meccanica, abbiamo Catania per l'elettronica, abbiamo Cagliari per l'informatica, abbiamo Napoli per l'aeronautica e per le scienze della vita. Abbiamo tutte queste cose da fare e poi bisogna che il Mezzogiorno sia lanciato come la piattaforma del Mediterraneo verso l'Asia. Capire che l'Asia non è solo un concorrente, ma che arrivando con i suoi beni verso il Mediterraneo è la grande occasione. Noi siamo la porta dell'Asia e prima che il Mezzogiorno diventi il punto di attrazione di trasformazione della merci che vengono dall'Asia, dobbiamo trovare qualcosa di nuovo per il mezzogiorno. Questa è la mia idea del mezzogiorno e non queste cifre su cose che non sono mai accadute. Signor Presidente. Parole, 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 perché eh, quando qualcuno fa qualcosa, Prodi non ha fatto niente durante il suo governo, i governi della sinistra non hanno fatto niente per il Sud, e quando parlo io è chiaro che devo fare riferimenti a delle cifre, perché abbiamo fatto questa è la realtà. Ricambio l'ubriaco del signor Prodi dicendogli se non si vergogna davvero di svolgere oggi lui nei confronti dei partiti comunisti della sua coalizione il ruolo che fu definito storicamente dell'utile idiota, cioè di colui che i partiti comunisti nelle democrazie proletarie e popolari mettevano lì a capo del Partito dei Contadini per far finta che il governo non fosse del Partito Comunista. Lui in questo momento si è L'ha già fatto in passato, tant'è vero che poi è stato rottamato e adesso lo riciclano da capo. Ma lui in questo momento presta la sua faccia di curato bonario a una realtà della sinistra che è fatta dal 70% da ex comunisti o da comunisti, che comanderanno e che lo rottameranno di nuovo al momento in cui riterranno che sia loro conveniente farlo. Ma, eh, veramente... È storica, la eh? citazione come, come show, professore. Non c'è problema, non c'è problema. Io non ho un carattere appunto da curato mm -hmm. bonario, non, è uh, la non, ho, non ho un sistema nervoso complicato, ma uh, vorrei ricordare che è, è, molto, è molto semplice eh, riflettere su questi temi che dicono ma questo viene spazzato via, invece noi abbiamo un grande disegno politico, abbiamo costituito l'olivo, abbiamo una coalizione forte, abbiamo fatto un programma che è appunto di 281 pagine proprio perché è un programma serio che abbiamo firmato tutti, io sono andato alle primarie e ho preso 4 milioni di voti e la gente è venuta a pagare per votare, lei non si è mai attentato a presentarsi davanti al popolo in questo modo. Mai, mai, mai. Questa è la democrazia. È proprio una bella differenza, è una bella differenza questa e io ci tengo a far vedere che questa è una bella differenza. Marcello Sorgi per Silvio Berlusconi. Ma eh, siamo in un momento della campagna elettorale in cui non si può parlare di sondaggi, non si possono dire i dati dei sondaggi, però chi lavora ai sondaggi sa che nella composizione dell'elettorato italiano eh, il numero degli indecisi sarà eh, molto importante per la vittoria vincerà chi convincerà il maggior numero di indecisi all'interno degli indecisi due su tre sono donne e di queste donne una grandissima parte vivono in provincia, in periferia non hanno lavoro o hanno lavori precari fanno insomma quello che una volta si diceva le casalinghe e vorrei chiedere appunto... Eh, che, qual è il vostro, al di là degli insulti, delle cose, ma qual è il vostro, cosa in pratica voi pensate di poter fare per queste elettrici? Prima mi consenta, peraltro, di dare ancora una risposta al candidato della sinistra, perché ha parlato del suo programma come di qualcosa di serio. Ora, nel suo programma è tutto così vago, per cui l'unico numero contenuto nel programma sono i numeri delle pagine. Credo poi che per quanto riguarda eh, quello che io ho affermato sulla grande maggioranza di cui disporrebbe il signor Prodi. Noi torneremo indietro a un brutto film già visto. Le cose che dico io non sono cose così campate per aria, sono le cose che sono successe nell'altra legislatura, per cui Prodi che ha fatto mali conti è stato mandato a casa e al suo posto per la prima volta un comunista è andato a Palazzo Chigi da Lema che aveva fatto una bieco operazione di acquisto di parlamentari eletti nel centrodestra offrendo a loro poltrone, poltroncine e strapuntini e poi ha perso le elezioni regionali ed è stato costretto a dare le dimissioni. Ma questa è la realtà e noi se dovessimo arrivare, non credo proprio, proprio perché eh, sono sicuro, sono sereno, confido troppo nel buonsenso e nell'intelligenza degli italiani che non hanno mai dato la maggioranza ai comunisti e alla sinistra in 60 anni di storia repubblicana, quindi non ci sarà un governo di sinistra. Ma se dovesse esserci eh, un governo di sinistra, i veri capi sono quelli che stanno alla testa dei vari partiti della sinistra e queste elezioni che ci sono state non hanno visto la partecipazione se non di un piccolo capo come Bertinotti, ma il Fassino, i D'Alema e gli altri, i Rutelli, non sono scesi in campo. Quindi è stato ancora il partito che rappresenta Dicevo come comunisti e ex comunisti il 70% della coalizione: a voler dare una parvenza di democraticità attraverso le primarie alla scelta di un candidato che hanno eh, voluto mettere lì come loro prestafaccia, come loro prestanome, come uomo schermo per le loro personalità che non potevano presentarsi per il loro passato o per il loro presente comunista. Quindi questa è la realtà della situazione. Quindi quando il candidato Prodi afferma io faccio, io voglio, io dico, io prometto, non ha nessuna credibilità perché non può promettere niente con cinque deputati in Parlamento, al governo. Contano i numeri. Io non sarei riuscito a fare 36 riforme se non fossi stato il leader del più importante partito della coalizione e non avessi avuto, lo ripeto, 64 deputati. Voglio dire, voglio dire che io avrò 340 deputati, non 5, 340. E dice il Presidente che noi non andremo mai al governo e che lui vincerà. Io non voglio parlare di previsioni, però sto notando una cosa, che negli ultimi mesi il governo rinvia i pagamenti e accelera le nomine. Quando uno rinvia i pagamenti e accelera le nomine nelle agenzie, nelle imprese pubbliche, nella pubblica amministrazione, vuol dire che se ne sta andando, che vuole andare via o che perlomeno è rassegnato ad andarsene. Quindi non so quali siano i pronostici, però io da questo deduco che le elezioni andranno bene per noi. Ma avete fatto una domanda sul ruolo delle donne e cerchiamo di stare al tema. Qui in Italia... Stiamo sprecando la più grande risorsa del Paese, il numero delle donne che lavorano è bassissimo, il numero delle donne che fa carriera è estremamente basso. Ed è interessante che le donne fanno carriera solo dove ci sono pubblici concorsi perché sono più brave e un tempo si poteva dire ma ci sono poche donne nella, nelle classi dirigenti perché studiano meno. No, oggi studiano uguale agli uomini, ma c'è una società che per costume, per legislazioni, proprio tiene le donne al margine della carriera, compresa la politica. Siamo estremamente indietro rispetto agli altri paesi, anche se nel centro-sinistra abbiamo un numero di parlamentari, ad esempio, che è il triplo di quelli del centro-destra, ma eh, ugualmente non siamo a livello degli altri paesi. Quindi bisogna cambiare costume anche in politica. Non è facile perché tutti i segretari dei partiti l'oste scuso uno, sono uomini, ma occorre cambiare assolutamente il registro. Io dieci anni fa ero contro le quote rose, perché dicevo le donne debbono andare avanti da sole. No? Poi, eh, vedendo come vanno le cose, sono arrivato in favore delle quote rose e a livello europeo le abbiamo imposte queste quote rosa. Speravo che il Parlamento lo facesse e dobbiamo impegnarci a farlo in futuro. Presidente, sempre nel mondo delle favole non abbiamo ritardato pagamenti, non abbiamo fatto nuove nomine. Donne, abbiamo introdotto la flessibilità e tanti contratti speciali nel mondo del lavoro. 563 donne in più che hanno trovato lavoro con il nostro governo. Donne politiche, abbiamo cambiato l'articolo 51 della Costituzione in favore della parità. Abbiamo garantito il 33% di donne nel prossimo governo, vuol dire 8 ministri e 20 sottosegretari, Nella, nei prefetti siamo al massimo storico, abbiamo 25 donne su 103 e abbiamo, siamo stati noi i primi a nominare ambasciato ambasciatori delle donne. Questa è la verità e la verità è fatta di cifre. Professor Prodi? Ma vorrei che forse è vero, purtroppo anche qui no, no, questo, tutti perché? gli indici internazionali dicono che e tutti i confronti che in Italia le donne sono a un livello di partecipazione al mondo del lavoro che è di 15 punti inferiore all'impegno che noi ci eravamo presi con gli accordi di Lisbona, al livello politico siamo i penultimi d'Europa come partecipazione femminile e a livello di potere nella società altrettanto. Quindi io vorrei davvero che almeno su questo punto nascesse una volontà comune di cambiare questa situazione. Roberto Napolitano per Romano Prodi. Una domanda ovviamente per tutte e due. BOT, CCT, tassa di successione, quoziente familiare, detassazione degli straordinari, aumento delle pensioni minime e ovviamente cuneo fiscale. Allora provate a mandare un estratto conto ai correntisti elettori dite quello che farete davvero e come lo pagherete. E vi sentite entrambi di prendere un impegno solenne che il saldo finale non sarà negativo per le famiglie italiane? Io mi sono, io, eh, io mi sono preso un obiettivo molto preciso, di far solo le promesse che riesco a mantenere. E a me si chiede conto giustamente di ogni piccolo e minimo impegno. ho preso un impegno di circa 10 miliardi di Euro riguardo alla diminuzione del costo del lavoro di 5 punti, proprio perché senza questo il Paese non si riprende. Siamo il Paese, e le statistiche di oggi dell'Ox sono terribili, sono terribili, i nostri lavoratori hanno il più basso potere d'acquisto a parità di prezzi, a parità di prezzi, di tutti i paesi europei. Allora dobbiamo pur dare un, un impulso alla nostra economia e allora con questi 5 punti noi abbiamo un lavoratore medio che avrà circa 600 euro di reddito all'anno in più e poniamo un artigiano che ha 10 lavoratori risparmierà circa 12 mila euro all'anno cambiamento che noi possiamo fare e su questo noi abbiamo impostato una politica di ripresa perché senza la ripresa non si aggiustano neanche i conti pubblici, noi non possiamo pensare che a crescita zero aggiustiamo l'Italia, dobbiamo dare un impulso. E allora ci siamo concentrati su questo. Le risorse ci sono, le ho già spiegate prima, la spesa pubblica, il problema dell'evasione fiscale e Terzo abbiamo messo in l'imposizione sulle rendite finanziarie, ma non BOT, CCT, soltanto le plusvalenze delle azioni a livello di tutti i paesi europei, anzi un po' più bassa della media dei paesi europei, proprio perché non si ripetono le cose che si sono avute quest'estate in cui speculatori hanno guadagnato somme enormi senza pagare un solo euro di imposte. Ecco, questo è un disegno semplice, chiaro, realistico. Dall'altra parte si mette in nota di spendere più di tre volte tanto e mai nessuno chiede dove trovano le risorse. Speriamo di avere una risposta stasera. Presidente. Io la risposta sulle risorse l'ho già data perché ho indicato dove... Eh, come abbiamo fatto in questi cinque anni tenendo fede a tutti gli impegni, dove andremo a eh, reperire le somme necessarie per eh, realizzare il nostro programma. Completo eh, la risposta eh, sulle donne. E ricordo che la sinistra nei cinque anni di governo sulle donne non ha fatto nulla, la Costituzione l'abbiamo modificata noi, eccetera, eccetera. Abbiamo anche pronto un disegno per una rivisitazione della legge sull'imprenditoria femminile, ma dobbiamo segnalare che grazie allo slennimento delle procedure che abbiamo operato le eh, donne imprenditrici sono salite al 25%. Vorrei anche dire che io mi sentirei di prendere l'impegno. Prossimo governo ad avere anche un vicepresidente del Consiglio donna. Questo sarebbe la prima volta in Italia e quindi darebbe un salto in su alla presenza femminile così utile in politica da parte delle donne. Vorrei approfittare, già che abbiamo parlato di una categoria le donne, di parlare anche di due altre categorie: dei giovani e degli anziani. Per quanto riguarda i giovani. Eh, oltre a tutto ciò che abbiamo fatto eh, per la leva militare, eh, per la scuola, l'università, per la loro pensione con la pensione ulteriore aggiuntiva eh, eh, e tante altre cose che riguardano la casa, le locazioni eccetera, la, lo stimolo a che diventino imprenditori l'abbiamo realizzato con un disegno di legge che introduce una basic tax per cui se un giovane da solo o con altri compagni eh, volesse fare l'imprenditore, dovrebbe per i primi anni pagare soltanto una piccolissima tassa del 5% sugli utili e spero quindi che i giovani ne approfittino, con anche il fatto che potranno avere dei prestiti presso le Poste italiane. Eh, importante eh, anche per gli anziani che potranno, tra l'altro, una volta finito il loro lavoro presso un'azienda, mettere a frutto la loro esperienza e togliersi la voglia di diventare anch'essi imprenditori, anche per loro vale la basic tax. Ma intanto sono 100.000 anziani che hanno approfittato del bonus che noi abbiamo deliberato per far sì che un anziano che voglia continuare a lavorare nella sua azienda raggiunta l'età della pensione può avere lo stipendio su cui non si esercita più né il prelievo fiscale né il prelievo contributivo. Questo da un lato ha portato un miliardo di risparmio all'IMS che finalmente è andato in attivo dopo anni e anni e ha fatto 5 miliardi di attivo. E dall'altro eh, l'anziano. Sono 100.000 che hanno già detto di sì. Eh, Introito uno stipendio che è quasi il 50% di più di quello che introitava prima. A parte questo, abbiamo anche pensato a una carta d'oro per gli anziani oltre 70 anni, eh, per cui potranno viaggiare gratuitamente sulle ferrovie dello Stato, entrare nei cinema, nei teatri, negli stadi gratuitamente e non dovranno più nemmeno pagare il canone della televisione pubblica. Presidente Prodi, lei ha 25 secondi in più, se crede. Ma, eh... Credo di non usarle tutte perché io ho spiegato dove trovo i 10 miliardi di Euro e non riesco assolutamente a capire dove trovo i 35 miliardi di Euro. Dopo con molta calma glielo spiego. Gliel'abbiamo chiesto e invece di rispondere a questo ha detto che cosa farà per gli anziani, per i giovani. E va benissimo, però... La domanda era una domanda completamente diversa. Allora io sono spinto a credere che non ci sia una volontà di avere una disciplina fiscale precisa, non ci sia una volontà di mettere a posto i conti come in questi giorni ci hanno chiesto tutti gli organismi internazionali, perché è chiaro che quando si propone una spesa, bisogna proporre anche la sua copertura. Prego. <ride> Questa è una cosa di una banalità. Tale, noi siamo qui da cinque anni, i nostri conti sono sempre stati approvati dall'Ecofin e dalla Commissione europea e da tutte le istituzioni italiane. E Prodi non capisce come possiamo fare, se poi dopo lui ha tempo io non ho premura e glielo spiego con calma. Allora, Marcello Sorgi per Romano Prodi. Ma si è parlato poco in questa campagna elettorale di politica estera e c'è una questione che secondo me merita di essere approfondita, cioè quella del ritiro dall'Iraq. Il governo lo ha cominciato, lo ha subordinato ovviamente all'evoluzione della situazione irachena e anche al rapporto con l'alleato americano. Il centro-sinistra lo vorrebbe più, più rapido, ma all'interno del centro-sinistra c'è anche chi lo vorrebbe subito e chi pone il problema della cessazione anche di altre missioni eh, militari italiane all'estero. Quindi su questo diciamo, la, la parola di Romano Prodi è... è come fa però di a mettere d'accordo tutte le anime del centro sinistro? No, non, non, non ho nessuna fatica a mettere d'accordo, siamo già d'accordo, lo abbiamo scritto nel programma con parole precise e l'abbiamo firmato tutti. E i segretari dei partiti sono uomini e donne d'onore. E allora sull'Iraq la nostra posizione è estremamente chiara. Primo, questa guerra noi non la volevamo, ci siamo sempre opposti. Sapevamo che non avrebbe portato la diminuzione del terrorismo e non avrebbe portato la pace. Dopo tre anni l'ambasciatore americano in Iraq dice si è aperta una guerra civile che non sappiamo dove vada a finire, non sappiamo come uscire da questa guerra. Abbiamo parecchi paesi che si sono ritirati e la posizione nostra... È sempre stata, non avremmo mai voluto entrare in questa guerra perché volevamo la pace, non la ritenevamo utile per l'esportazione della democrazia, perché la democrazia l'abbiamo esportata in altro modo dall'Unione Europea e a questo punto, quando noi andremo al governo, e c'è scritto nel programma, decideremo il rapido ritiro delle truppe parlando naturalmente con le autorità irachene, in modo da non produrre situazioni di insicurezza o di rischio o di pericolo, cioè al più presto possibile. E questa è la posizione coerente, chiara, che abbiamo perseguito fin dall'inizio. La cosa che adesso vorrei capire è, avendo il governo italiano recentemente detto che si ritira entro la fine del 2006, cioè, fra pochi mesi ha cambiato parere. Qual è a questo punto la differenza che ha nel suo atteggiamento verso la rispetto alla posizione che noi abbiamo sempre tenuto coerentemente in tutti questi anni? Cosa ci corre dietro? E allora io dico ai cittadini italiani, ma se anche le due posizioni si sono avvicinate, io credo che noi siamo più credibili, perché abbiamo sempre tenuto la stessa posizione fin sì, dall'inizio della guerra in Iraq. Presidente. La realtà è tutta diversa perché come riguardo alla politica estera in generale, così anche all'Iraq. All'interno della sinistra non c'è accordo su nulla. Ci sono manifesti in giro firmati da Di Liberto e dai comunisti italiani che dicono via subito dalla sporca guerra. Quindi io devo precisare esattamente come sta la nostra posizione. Punto primo: non abbiamo partecipato alla guerra. Punto secondo: su richiesta delle Nazioni Unite, così come hanno fatto altri 35 Paesi, abbiamo mandato i nostri soldati in missione di pace. Punto terzo: i nostri soldati hanno portato a termine 500 progetti concreti per quanto riguarda le infrastrutture, aperture di scuole, asili, ospedali, uffici pubblici. Punto quarto: abbiamo trovato l'accordo col governo iracheno e con i nostri alleati per la fine della nostra missione nel mese di dicembre di quest'anno. Quello che io mi domando è, non andranno al governo, ma se andassero al governo, ma come farà Prodi a tenere insieme della gente che veramente litiga su tutto? Io mi immagino qualche volta un tavolo con Prodi che cerca, e qui che ho detto poveraccio come farà, non è un insulto, ho detto poveraccio mettendomi nei suoi panni, perché avrà... Vladimir Russulvia da un lato che darà via gratis gli Spinelli, avrà eh, Pannella con su scritto Vaticano Talebano, Labonino di fianco con un altro cartello con su scritto Aboliamo il concordato, Francesco Caruso in, con il passamontagna e i bulloni, eh, di liberto che sventolerà la eh, bandiera di Fidel Castro, D'Alema vestito da Marina Retto, e lui tutti questi qui. Uno così lontano dall'altro Come può pensare di tenerli insieme In un vero governo E in una vera squadra di governo Ho detto e dico e lo penso veramente Non vincerà le elezioni Ma se le vincesse non ce la farà mai Professore Ma non voglio star lì a Fare l'esame Della coalizione del Presidente del Consiglio E Romagnoli E la Lega non Calderoli Quando un ministro ha fatto quello che ha fatto il ministro Calderoli, credo che ce ne sia abbastanza. L'interesse italiano è già stato messo in gioco abbastanza. Ma io voglio stare alla domanda. Dice: Ma noi siamo andati lì, abbiamo fatto queste grandi opere di pace. Io mi sono andato a vedere il bilancio delle spese in Iraq: abbiamo speso 1 miliardo e 300 milioni di euro per questa missione e meno del 7% è andato a scopi non militari, cioè dovevamo andare per scopi di aiuto alle popolazioni, dovevamo andare per scopi anche, ecco, anche di, di aiuto al progresso economico, per investimenti, ripeto, è un miliardo e trecento milioni di euro di cui meno del 7% è per scopi non militari. A me basta questo per fare un'analisi precisa. Prego Presidente. Beh, per forza, perché il 90% sono le spese per i carabinieri, sono gli stipendi per i soldati e per i carabinieri e, e, e in più ci sono naturalmente le spese di trasporto, ma noi siamo andati lì per svolgere una missione straordinaria, per dare la possibilità a un Paese, dopo 35 anni di eh, un regime sanguinario, di diventare un Paese democratico, un Paese libero un paese in cui ci sia pari dignità tra uomo e donna, uno stato di diritto in una regione dove questo ruolo è importantissimo. Se avessimo dovuto fare come gli alleati nella coalizione del professor Prodi volevano fare, quindi erano su posizioni completamente diverse, uno con l'altro, Rutelli esattamente all'opposto di Di Liberto. Se avessimo voluto fare come voleva fare per esempio Di Liberto i comunisti e rifondazione comunista, noi avremmo dovuto venire meno ai patti che abbiamo stabilito inter, siglato internazionalmente e avremmo dovuto portare via non soltanto i soldati dall'Iraq, ma anche dall'Afghanistan, dalla Bosnia, dal Kosovo, perché in tutti questi paesi noi stiamo a svolgere delle missioni di pace. Ora, queste missioni di pace, da un lato sono un nostro dovere. Perché se noi non riusciremo a diffondere la democrazia e attraverso la democrazia e la libertà nel mondo, fra qualche anno avremo una pressione migratoria da tutti questi paesi, dove crescerà moltissimo la popolazione, fino ad arrivare a 6 miliardi contro 1 miliardo 850 milioni di eh, eh, cittadini del mondo che vivono nei paesi del benessere, che altro che l'11 settembre, altro che fondamentalismo. Quindi è anche oltre a un dovere, anche un nostro interesse di diffondere la democrazia. E l'Italia non può isolarsi per conto proprio. Eh, ho due minuti o è un minuto? No, adesso era un minuto. No, era mi la, era la, molte scuse. Era la posso... replica, ma comunque e lei aveva, errore, aveva 40 errore. secondi da recuperare Va e li bene, ha recuperati. Scusa. Bene, siamo arrivati alla chiedo fine del confronto, del confronto ordinario. Avete due minuti e mezzo a testa per eh, gli appelli finali, chiamiamoli così. Professor Prodi. Ma, credo che anche questo... Anche il dibattito di questa sera abbia fatto capire che questi cinque anni di governo ci hanno lasciato un paese diviso. Noi viviamo in un paese profondamente diviso. Viviamo in un paese diviso tra loro e noi, viviamo in un paese diviso fra ricchi e poveri, in un paese diviso fra meridionali e settentrionali, fra lavoratori e disoccupati. Fra giovani e vecchi, e eh, un paese diviso non può vincere le sfide di questo mondo, non può vincere le battaglie che abbiamo di fronte, non può vincere le trasformazioni della globalizzazione che ci hanno portato alla crescita a zero, che ci hanno portato a queste difficoltà così pesanti di questi ultimi cinque anni della nostra storia. E allora, eh, noi, la nostra coalizione. Offre una squadra di governo coesa, unita, forte. Abbiamo firmato un patto fra di noi, l'abbiamo sottoscritto e vogliamo andare avanti dando fiducia a questo Paese di unirci per una battaglia comune, per riportare l'Italia al livello che l'Italia si merita, per ritornare a essere tra i protagonisti del mondo, per ritornare a vincere. Ed è per questo che in questa parola io mi rivolgo soprattutto ai giovani. Noi daremo ai giovani i mezzi per poter diventare creatori della società e io chiedo a loro il coraggio no? di rischiare, di misurarsi nella scuola, nel lavoro, con i loro coetanei degli altri paesi, di eh, lavorare eh, per riportare l'Italia al livello che questo nostro grande paese si merita. Questo naturalmente lo possiamo fare solo se abbiamo giustizia e armonia sociale. Non, non si fa questo in un paese diviso. E cioè vorrei terminare dicendo a tutti gli italiani che noi viviamo bene, noi come singoli viviamo bene solo se anche gli altri italiani vivranno bene. Presidente Berlusconi. Credo di dover fare tutto e di più affinché non ci fossero divisioni nel nostro Paese. Ci sono tante ragioni ideali e concrete per scegliere Forza Italia e la Casa delle Libertà. Ma io voglio darvi tre concretissime ragioni in più per determinare il vostro voto. La prima, la sinistra... Vuole ripristinare l'imposta sulle donazioni e sulle successioni, anche per piccoli patrimoni come ad esempio un appartamento di 80 metri quadrati in una periferia. Con noi queste imposte sono state cancellate e resteranno cancellate. La seconda ragione: la sinistra vuole aumentare al 22% la tassazione dei BOT, dei CCT, dei dividendi azionari cioè del vostro risparmio. Noi vogliamo invece mantenere l'attuale imposta al 12,50% ed anzi ridurre anche il prelievo fiscale sui conti correnti bancari al 12,50%. La terza ragione, la sinistra vuole aumentare i valori catastali degli immobili per triplicare le tasse sulle case. Per noi la casa, la prima casa. È sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra. È una decisione coraggiosa ma profondamente sentita. In questi cinque anni abbiamo lavorato duramente. Potevamo fare di più, forse potevamo fare meglio, ma l'Italia è un'azienda complicata. Ora dobbiamo continuare il lavoro intrapreso, portarlo a termine per costruire uno Stato più moderno, più efficiente, che sappia garantire e difendere i nostri diritti, la nostra sicurezza, la nostra libertà. Avevamo detto la forza di un sogno, cambiare l'Italia. Lo stiamo facendo. Scegliamo di non tornare indietro, scegliamo di andare avanti. Bene, si conclude così quest'ultimo confronto tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Le ringrazio di aver partecipato, ringrazio Roberto Napolitano, Marcello Sorgi, ringrazio voi che credo abbastanza numerosi anche stasera ci abbiate seguito e auguro a Berlusconi e a Prodi un felice prosieguo della campagna elettorale. L'ultima settimana. Buonanotte. Grazie.